Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video sul canale Inter Fiorentino. Fiorentino, non so chi gioca in casa, non lo so, però finale di Coppa Italia, questo è quello che conta. Bisogna riportarlo assolutamente a Milano ragazzi, perché per chi non la sta guardando da tifoso, quindi parliamo di sappiamo chi, no? È una coperta, no? Però è comunque, se dovessimo vincerla, è un trofeo che entra in bacheca dopo la Supercoppa, quindi sarebbe il secondo, è assolutamente da portare a casa. L'errore, come ha detto in telecronaca, che non bisogna pensare assolutamente a Istanbul, ragazzi, c'è la partita da vincere questa sera, da riportare la nona Coppa Italia a Milano, ragazzi, perché è importantissimo questo trofeo da portare a casa in questa stagione. Fiorentina, che comunque è una bella squadra, ci ha dato filo da torcere in questa stagione sia al Franchi e soprattutto al Castillo, che abbiamo perso, è in finale di Conference, per cui ragazzi teniamo veramente la concentrazione a mille. Gioca Andano, non c'è un gioco Nana, chi se ne frega, non gioca Lukaku, gioca Dzeko, chi se ne frega, la formazione abbiamo visto che gira in qualunque modo, comunque a meno che come con Napoli ovviamente non scendiamo in campo con tutte le riserve, però raga, mi raccomando, concentrazione, testa e portiamoci a casa la nona Coppa Italia della nostra storia. Dai Inter, dai raga! Dai cominciato, dai ragazzi! Dai ragazzi! No, gol! Porco due! Ma che cazzo, è una cosa ragazzi, una cosa, la concentrazione, la testa, devi entrare deciso in queste partite, cazzo, con il suo studio per partire al cross, lo da solo, e Di Marco dormiva, bastone, che cazzo è che doveva stare lì? Ma dai, sul secondo pallo arriva Nico Gonzalez, bastone, guarda, chi doveva essere su Nico Gonzalez lì? Dai che salta! Dai Dzeko! Dai Edin! Non ci credo! Come si fa con i nostri gol, Edin? Come fai a vedermi questi gol? Ma cazzo, ma uno scavino! Mi stupisce di Dzeko. Cioè mi fa il gol al volo, col mio, sotto l'incrocio. Mi sbagli questo. Sul suo piede migliore. Ne ho una parola. Cioè, il controllo non è eccezionale. Ma che non c'è nel centrocampo. La parte opposta libera di Marco. Bello! Tira Toro! Vado in mezzo! Sì! Vai Thor! È buono, dai! Minchia, se lo sbagliavo c'era Di Marco libero in mezzo, me lo mangiavo. Me lo mangiavo se me lo sbagliavo, perché c'era Di Marco libero. Grande Toro! Bravo bro, minchia che palla. Ma intanto voglio rivederlo se è regolare o no, perché io non mi fido mai più del risultato, cazzo. Voglio vederlo bene se è regolare. Poi come ti strozzano sempre loro in gola. Naturalmente bisogna valutare la posizione di Lautaro Martinez per buono. Regolarissimo, mica c'è quello di là, dentro. Aggiungo particolare. Buono, dai cazzo! Guarda Di Marco che posizione. Vai Ciala! Dai cazzo! Metti va bene! Ballo! Dai giù! Ho butto di per terra, mi ha fatto una spallata! Ballo! Sì! Mamma mia che giocatori! Mamma che gol! Sì! Mamma mia che gol! Andiamo! Ma dai, finiamo il primo tempo, ragazzi.
bene che l'abbiamo apprezzato, perché eravamo partiti veramente male, i 20 minuti osceni. Poi da quell'occasione con l'Ordine di Dzeko ci siamo rimessi in corsa e il Toro, ragazzi, ha firmato una doppietta per ora decisiva, però sono ancora 45 minuti. Con la testa, ragazzi, con la testa, perché veramente cioè, sì, poi si deve portare a casa questa Coppa Italia, perché siamo più forti, cazzo. Non è per nulla togliere la Fiorentina, però cioè, obiettivamente siamo più forti. Cazzo, dai, con la testa. No, raga, sono sul secondo tempo, mi raccomando, testa, veramente. Scendiamo dal primo minuto, non come nel primo tempo, completamente lasciato stare i primi 20 minuti, cioè ci si incarica come un po' il gol, con la testa, ragazzi. Bravo Romero, sì Romero, sì, c'è, ma non ci credo, fuori gioco, fuori gioco, cazzo, minchia. Minchia Romero. Dai veloce, segniamo. Dai Romero, porta su sta squadra. Dai cazzo. Sì. Sì. No. Ma che cazzo. Ah, è una palla che la lascia loro. Pronto al tiro che viene deviato. Madonna mia, che cazzo. Cioè, un portiere. Figa, ma mettergli di mettere il ginocchio in faccia di me. Puoi uscire così e non con le mani alte. Si appoggia. Certo, non grande sicurezza trasmessa qui da Danovic. Ma portare. No, che cazzo ha parato? Ma no, cosa ha parato? Doppia grandissima giocata. Ma no, cosa ha parato Samir? Cosa ha parato Samir? Oh, mamma mia! C'è da solo ancora, oh! Mamma mia, ah, ah. Mamma mia! La giocata è giusta, devi cercare il secondo palo. Quindi è chiaro che deve... C'è la frodo! No! Oh! Ma cosa fanno? Ma perché? Che cazzo fa? È veramente in grande confusione, anche in fase difensiva, difendono a 5 eppure vengono saltati. Esce, rientra. È clamorosa. Figo. Recupero regolare. No, ragazzi. Io, Madonna, fischio alla fine perché non ce la faccio più. Non del tutto Rai, poi Correa. Sì! Sì, cazzo! Sì! Diamo, Supercoppa Italia anche quest'anno. Diamo, cazzo. Però, raga, possiamo dire che veramente c'è. Raga, questa è la più immeritata. Porca troia, ragazzi. Che sofferenza. Cioè, se dobbiamo soffrire così col City, ditemelo, ditecelo prima che veramente. Mamma mia. Diamo però, cazzo, grande Lautaro, mamma mia, doppietta, uomo partita, Lautaro, diamo ragazzi, grande Inter, la riportiamo a Milano la Coppa Italia, e sono 9.